Bene, siamo qui con il senatore Mario Pittoni, vicepresidente settima commissione in Senato, responsabile Lega Dipartimento Scuola. Pittoni, perché siete in piazza con i precari? Siamo in piazza con i precari perché hanno assolutamente ragione. Ci sono precari che aspettano da 5, 10, 15, 20, anche 25 anni per quanto riguarda insegnanti di religione. E non è possibile ritrovarsi a 45, 50, 55 anni senza una stabilità nel lavoro, ma il problema coinvolge soprattutto i ragazzi. I ragazzi avrebbero diritto ad avere i loro insegnanti titolari dal primo all'ultimo giorno di scuola. Oggi non è così, in particolare per i ragazzi con difficoltà che si ritrovano a volte a vedere cambiare i loro insegnanti anche 3-4 volte nell'arco di un solo anno scolastico. Non si può continuare in questo modo. Noi chiediamo una fase transitoria che rimetta un po' di ordine, perché come succedeva fino a 10-15 anni fa, i ragazzi già il primo giorno di scuola trovano il loro insegnante che poi l'accompagna fino alla fine dell'anno scolastico. Pittoni, i precari stanno contestando il decreto aiuti bis, chiedono modifiche importanti per l'inserimento di nuovo, la conferma dell'organico Covid e per l'allargamento delle graduatorie dello straordinario bis. Ci sono possibilità che ciò avvenga? Io oggi sono a Roma proprio perché abbiamo commissione sul decreto aiuti bis. Mi dicono comunque che non ci saranno tempi, molto probabilmente non ci saranno i tempi per modifiche. Ha bisogno di risposte dal governo.